Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale, io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà nella realizzazione di questa simpatica e facilissima stola. Il materiale lo troverete nel negozio di Francesca della Little Artisan, è un cotone laminato molto fresco e ideale per le nostre cerimonie estive. Quindi ora prepariamo gli occorrenti ed iniziamo insieme questo simpatico progetto. Allora, il materiale che andrò ad utilizzare oggi è della linea Ice Yarns, comprata dalla mia amica Francesca della Little Artisan. È un materiale molto bello, un cotone molto luminoso, non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera. È un sails metallic composto da cotone acrilico e ovviamente all'interno ha del lurex. È un oro molto brillantato, mi piaceva molto proprio per questo tipo di lavorazione. Io lavorerò il tutto con un uncinetto numero 3. Ah, volevo dirvi anche, ogni gomitolo è di 50 grammi e lungo 150 metri, così da regolarvi anche voi per variare magari la grammatura del materiale che volete utilizzare. Ora preparate gli occorrenti ed iniziamo subito. Allora, andremo ad avviare con il nostro uncinetto. Opla. Facciamo il nostro cappetto solito. E avvieremo 80 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avviate 80 catenelle e ci vediamo tra poco. Avviate le 80, ne darò giusto una per girare la lavorazione e poi per ogni punto sottostante io andrò a lavorare una mezza maglia alta e farò questo ora per tutta la lunghezza della mia lavorazione. Vedete? Ogni catenella corrisponderà una mezza maglia alta. Vedete? Continuate così, ci vediamo per il prossimo giro. Allora, ho lavorato tutti i miei punti, do una catenella per girare il lavoro e altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Salto i punti sottostanti e vado a lavorare nel quinto punto una mezza maglia alta, 1, 2, 3, 4, nel quinto una mezza maglia alta. Ancora 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, nel quinto punto lavoro una mezza maglia alta. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5 e nel mio quinto punto lavoro una mezza maglia alta. Ora continuerò così per tutta la lunghezza del giro. Ci vediamo non appena dovremo rigirare la lavorazione. Allora, lavorato anche l'ultimo punto, vedete, con la maglia bassa. Ora per girare la lavorazione lavorerò 3 catenelle che rappresentano la mia maglia di inizio lavoro più 2 e 2. Giro il lavoro e nel terzo punto delle catenelle, quindi 1, 2, 3, andrò a lavorare una mezza maglia alta. Ancora, ora nel punto di qui dove abbiamo il nostro punto, il nostro mezzo punto alto, io andrò a lavorare 3 maglie alte al suo interno. 1, 4, perdonatemi, 2, 3 e 4. Allora, completate le 4 maglie alte, si ripete con una mezza maglia alta nella terza catenella lavorata, ok, sottostante. Poi ora ripetiamo le 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, e ancora una mezza maglia alta nella terza catenella sottostante, come abbiamo fatto prima. E questa è la sequenza che noi andremo poi a ripetere, ok? Ora di nuovo
nella nostra mezza maglia alta che abbiamo qui andremo a ripetere i 4 punti alti, quindi 1, 2, 3 e 4. Ecco qua, completati anche questi 4, ora andremo a ripetere di nuovo una mezza maglia alta nella terza catenella sottostante, poi qua di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 catenelle e ora ripetiamo di nuovo una mezza maglia alta nel terzo punto e poi si ripete di nuovo con il gruppo di 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. In pratica la sequenza va ripetuta dalle maglie alte, catenelle e maglie alte. Vedete, è questo il ciclo di ripetizione che andremo a fare. Finito il gruppo delle maglie alte, iniziamo ora di nuovo con la mezza maglia alta, poi le 5 catenelle e di nuovo una mezza maglia alta. E ora di nuovo sopra alla nostra mezza maglia alta sottostante le 4 maglie alte, una, tutte e 4 sempre nella stessa solina, 2, 3 e 4, ancora mezza maglia alta, 5 catenelle, mezza maglia alta, 3 maglie alte nella stessa solina, 1, 2 e 3 e 4, ancora una mezza maglia alta, 5 catenelle, una mezza maglia alta, e ancora nella mezza maglia alta andremo a lavorare le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Vedete la sequenza come si ripete? Ora continuiamo così fino alla fine con il ripetere di una mezza maglia alta, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, una mezza maglia alta, subito dopo nella maglia sottostante le nostre 4 maglie alte, 2, 3 e 4, ancora mezza maglia alta, 5 catenelle, mezza maglia alta, e qui le nostre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ora una mezza maglia alta sempre nella terza catenella, 2 catenelle e qui chiudiamo il tutto con una maglia alta, ok? Sarà la maglia di bordo lavorazione. Ora riprendiamo il lavoro con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come abbiamo fatto prima. Giro il mio lavoro e vado al centro dei miei gruppetti di 4 maglie alte, andrò a lavorare una mezza maglia alta. Ora ancora 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e andrò a lavorare al centro dei miei gruppetti
di archetti, una mezza maglia alta. Ancora 5, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e al centro delle mie due maglie alte andrò a lavorare una mezza maglia alta. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5 e qui andrò a lavorare una mezza maglia alta. Ancora 1, 2, 3, 4 e 5 al centro dei miei gruppi di due maglie alte lavorerò una mezza maglia alta. Ora ripetete questo motivo fino alla fine, ci vediamo dopo. Allora, ultime 5 catenelle, si ripete come prima, si chiude tutto nella catenella sottostante con una maglia alta. Vedete? Ok, ora giriamo la lavorazione e iniziamo nel seguente modo. Sempre come prima, lavoro una, due catenelle, giro la lavorazione e chiudo con un punto bassissimo nella mia terza catenella sottostante, una mezza maglia alta, perdonate, nella mia catenella sottostante. Poi nella mezza maglia alta che si presenta, vedete, in corrispondenza dell'archetto. Quindi ora il tutto sarà più facile perché andremo a lavorare sempre in gruppi di 4 dove vedremo poi l'archetto. Ok? Lavoriamo una maglia alta, due maglie alte, tre maglie alte e 4. Ancora al centro io vado a ripetere il motivo della mezza maglia alta. Ora 5 catenelle, 4, 5. Di nuovo mi punto l'uncinetto nella mia terza catenella e lavoro di nuovo l'archetto. Ora ho qui il gruppo di maglie e qui si ripete di nuovo il gruppo di maglie alte. 1 2 3 e 4. In pratica sarà tutta una sequenza come prima, con l'alternanza dei punti pieni e dei punti vuoti. Quindi ora di nuovo mezza maglia alta, 5 catenelle e una mezza maglia alta. Ancora, qui ho il punto pieno sottostante e andrò a lavorare i miei 5 punti alti. 2, 3, 4 e 5. Continuate quindi così nel ripetere un giro con i punti pieni, come stiamo facendo ora, e un giro con gli archetti. Ci vediamo quando avremo raggiunto l'altezza desiderata. Allora, ecco come si presenta la lavorazione una volta fatti tanti passaggi, ovviamente. Io ora ho finito, sono arrivata ad un'altezza di 1,45 m. Vi ricordo che questa stola verrà utilizzata da me. Io sono una persona molto piccola, sono alta massimo 1,60 m, quindi non vado oltre perché altrimenti sembrerebbe troppo lunga su di me. Anche perché dovrò applicare poi delle frange decorative. Ora, l'ultimo passaggio che dovremo andare a fare, io ora sono in questa posizione, vedete? Quindi con l'ultimo gruppo di maglie lavorate, ora dovrò ripetere in pratica il bordino che abbiamo all'inizio della lavorazione, cioè questo. Tutti i punti in mezza maglia alta lavorati inizialmente con i primi punti della lavorazione. Quindi ora sono qui in pratica. Ho già lavorato le mie due catenelle per girare la lavorazione e ora ogni punto sottostante io andrò a lavorare la mia mezza maglia alta. Ok? Quindi fate questo e ci vediamo non appena avremo concluso questo giro per poi iniziare la parte decorativa del nostro progetto. È un progetto veramente molto semplice, ma bello da realizzare, soprattutto elegante per qualsiasi tipo di cerimonia. Vedete? Quindi ora completerò questo giro e ci vediamo tra poco. Allora, ho lavorato il mio ultimo punto, vedete? Taglio il filo
e lo taglio pure abbastanza lungo, perché io poi andrò ad inserire delle frange, quindi magari il mio filo di chiusura lavoro sarà già all'interno di una piccola frangia, e tiro il filetto ed ho chiuso la mia lavorazione. Ora prepariamoci per realizzare le frange decorative, oppure se non vi piace la frangia potreste fare anche un motivo ad archetti o a un punto ventaglietto finale, magari inserendo delle perline, la rendete ancora più ricca. Per me, per quanto mi riguarda, preferisco inserire le frange finali. Ora preparo subito il campioncino che sarà per poter tagliare precise le mie frange e lo facciamo poi insieme. Allora, io uso sempre questo tipo di quaderno quando voglio realizzare delle frange belle lunghe. Vi dico quanto misura in lunghezza, vedete, è circa 21 cm. Quindi ora andrò a rotolare attorno al mio book, al mio quaderno, il filo, tante volte per quante frange io vorrò realizzare, perché ogni lato di una frangia sarà lungo poi 21 cm, ok? Quindi arrotolo semplicemente attorno al mio quaderno il filo e poi lo andrò a tagliare solo da un lato, in modo da avere la frangia lunga dell'altezza insomma desiderata. Ci vediamo dopo. Allora, ho arrotolato, come vedete, il filo insomma attorno al mio campione, vado a tagliare solo in un lato la parte di sotto, ok? Perché così mi rimane lunga la mia frangia di 21 cm. Ora, ogni filino io lo andrò semplicemente ad inserire all'interno della lavorazione nel seguente modo. Lo divido in due, vedete già come è già diviso in due, perché lo prendo già così. Inserisco l'uncinetto all'interno dell'asolina, tiro il laccetto e faccio un piccolo cappetto. E ora andrò a riempire e a rendere voluminosa la decorazione, come meglio credo, senza inserire due laccetti, senza inserirne uno. Quindi procedete ora nel seguente modo nell'arricchire la vostra stola, ok? Il vostro scialle. Quindi prendete il filo, vi lo faccio rivedere, lo dividete in due, vedete? Allineate le lunghezze. Parte del cappetto, lo inserite e chiudete. E continuate ora così per tutta la lunghezza e ovviamente anche dall'altro lato, quindi le entrambe le estremità le andate a chiudere nel seguente modo. Ok, ci vediamo dopo. Allora, ora anche le frange sono state inserite, come potete vedere hanno il loro effetto sulla nostra stola, e possiamo dire che il progetto è concluso. Ovviamente l'ultimo step non ci resterà che nascondere le codine di inizio e fine lavorazione. Spero che anche questo progetto vi sia gradito, come sempre vi invito a condividerlo per crescere sempre di più insieme e a mettere un pollicino su se vi è piaciuto. Aspetto numerosi i vostri commenti e come sempre vi invito al prossimo progetto creativo. A presto!